Buonasera, benvenuti all'edizione odierna di Ancora TG. Sulla sicurezza non si scherza, per questo il gruppo consiliare di Spoleto del Partito Socialista ha preparato diverse interrogazioni al sindaco e all'assessore alla viabilità, puntando il dito contro alcune arterie del centro e della periferia giudicate pericolose. Nel mirino del gruppo consiliare, composto da Patrizia Colangeli, Vanni Castellana e Luciano Lisci, c'è in particolare la strada Montana che congiunge Spoleto a Piedipaterno, dove i controlli sono completamente assenti. I socialisti inoltre sollecitano l'installazione di dissuasori e dispositivi fissi per la rilevazione della velocità nell'area dell'Alta Marroggia fino a Madonna di Baiano, nella zona di Protte e lungo la Tuderte. Preoccupa anche la situazione di strade del centro storico e della prima periferia dove si spinge un po' troppo il piede sull'acceleratore, soprattutto nelle ore notturne. Una situazione quindi su cui si chiede al comune di prendere a breve dei provvedimenti. Si chiama Espic Spoleto, l'iniziativa gratuita inserita nel cartellone della Spoleto Estate che permetterà a tutti di ampliare le proprie conoscenze in tema di inglese. In Corso Garibaldi, infatti, a partire da domani sera alle ore 21 verranno proiettati 5 film con i dialoghi nella lingua originale, così come anche i sottotitoli. Si parte con il celebre Grease, che potrà essere rivisto in un'area appositamente attrezzata in borgo. Poi ancora film musicali, rigorosamente in inglese, proiettati ogni giovedì fino all'11 settembre. La rassegna chiuderà il 16 settembre con un appuntamento dedicato ai bambini, il cartone Ratatouille. Passiamo a Foligno, dove è tutto pronto per Segni Barocchi Festival, la manifestazione è giunta quest'anno alla 29ª edizione. Dal 30 agosto al 21 settembre la città della Quintana, insieme a Montefalco, si animerà con spettacoli, concerti e film che hanno come denominatore comune il periodo barocco. L'evento si aprirà appunto il 30 agosto con la rappresentazione del Medico per Forza di Molière all'Auditorium San Domenico. In programma anche un nuovo progetto triennale, la musica barocca nei film, un viaggio che quest'anno sarà la scoperta dei suoni di Bach nel cinema di Pierpaolo Pasolini. Concludiamo ora con la pagina sulla Valnerina, in particolar modo con Cascia, dove centinaia di persone ieri sera hanno assistito al Palio delle Frazioni, la particolarissima gara che vede 9 centri frazionali sfidarsi a colpi di padelle e mestoli. Il Palio, infatti, altro non è che una gara culinaria, dove ogni frazione presenta un piatto che viene degustato dalla giuria e poi offerto a tutti i presenti. A vincere questa quinta edizione dell'iniziativa è stato Atri, con una zuppa di fave con pomodoro, pancetta, sedano e cipolla. Menzione speciale anche per la frazione di Manigi, premiata per il miglior addobbo. Pienamente soddisfatti della riuscita del palio, il sindaco di Cascia Emili e l'assessore alla cultura Altieri. Un evento, spiega il primo cittadino, che vuole essere un modo di legare ancora di più la gente delle frazioni alla città di Cascia. Questa era l'ultima notizia per oggi. Ci ritroviamo come di consueto domani sera. Grazie per averci seguito. Buona serata.